Buongiorno a tutti, oggi è sabato 25 marzo o 24 marzo? Sì. L'annunziata. È l'Annunziata, quindi sabato 25 marzo 2023. La chiesa dove sono stato battezzato. Papà ha espresso il desiderio di fare un racconto lieve, tra l'altro oggi si festeggiano i giorni del FAI, che mettono in luce e in evidenza i bei posti d'Italia che sovente non sono conosciuti. E quindi papà voleva ricordare un periodo dove appunto narrerà probabilmente anche della bellezza di uno di questi posti, un periodo che io ovviamente noi figli non conosciamo perché Eravate un po' piccolini. eravamo molto piccoli. Ah, eravamo già nati però. Sì, ma è stato uno dei periodi più belli della mia vita, così. Stamattina io, così, ci ho pensato, mi sono venuti in mente. E appunto, io che ho sempre desiderato, l'ho già detto più volte, che ho desiderato ogni tanto di avere un piccolo relax con mia moglie, con magari un giorno solo o anche un fine settimana, ma non ci siamo mai riusciti. Però tornando indietro ci sono dei periodi molto belli che riguardano 4-5 anni di seguito che siamo stati noi d'estate, i bambini lo sappiamo, d'estate avrebbero bisogno di cambiare aria e quindi il mare è particolarmente adatto ai bambini perché noi più o meno in montagna c'eravamo sempre. E quindi e niente, un bel giorno Aurelia è stata lei, poi le cose nuove, le cose belle nascevano sempre da Aurelia, perché lei sembrava tranquilla, 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 ma nella sua testa lavorava parecchio. Lei sapeva che io con il lavoro che facevo era quasi impossibile che io potessi anche interessarmi di queste cose qua, e quindi ha deciso, dice, queste cose le faccio io. Quindi un giorno, guardando, cercando, non so neanche come sia successo, su un catalogo, da qualche parte, ha trovato che Borghetto Santo Spirito è un paesino della Liguria, ma è molto carino, è tenuto in poca considerazione, non è come Loano, come i paesi, diciamo, Turistici. turistici e famosi. Borghetto sembra un paesino piccolo, tranquillo, mezzo nascosto, ma in realtà io ho dei ricordi meravigliosi di questo paesino, perché c'era proprio tutto, tutto quello che uno può desiderare lì c'era, e quindi era bello. E quindi un giorno Aurelia trova questa immobiliare a Borghetto Santo Spirito, quindi telefona, perché lei faceva anche queste cose qua. Non è che me ne ha parlato prima, ha fatto che telefonare per sapere, per avere delle informazioni, e viene a sapere che sì, loro hanno parecchi alloggi da affittare per il periodo estivo, quando arrivano le mamme o i genitori con i bambini. Quando si poteva ancora probabilmente Beh, si affittare, poteva ancora affittare sicuramente. cioè nonostante il proprio stipendio, insomma, era possibile. Però io Anche perché ad ricordo. agosto voi pagavate sempre l'affitto di casa. Solo Beh, noi che se affittavate per andare lì, la casa rimaneva vuota. E era chiaro, in quindi modo, erano soldi buttati. all'inizio affittavamo verso giugno o fine giugno, in modo che era il periodo migliore per i bambini, specialmente se non sono tanto grandi, perché
Poi i bambini crescono e allora abbiamo cominciato a affittare anche a luglio. E luglio era il mese più bello, agosto c'era troppo traffico, anche in un paese piccolo così, agosto era sempre un mese trafficato. Quindi io ricordo la prima volta che Aurelia mi dice: Giuseppe, allora ho preso l'appuntamento e domenica partiamo, andiamo in questa immobiliare e loro hanno diversi alloggi liberi da farci scegliere, ne cerchiamo uno e ci facciamo, non mi ricordo, ma penso che noi ci facevamo tutto il mese, non facevamo i 15 giorni, perché 15 giorni era troppo poco. Quindi dopo 15 giorni uno comincia a abituarsi, anche i bambini cominciavano a sentirsi a loro agio, e in quel momento lì dover fare le valigie per tornare di nuovo, per tornare a casa Ma non era. noi quanti anni avevamo? Avevamo. Voi avevate Ci sono delle foto in casa? Ci all'inizio, sì, sono io col sono berrettino da marinaro, col secchiello, e quel periodo lì, quindi avevo 4 anni, tre, due. purtroppo sono quasi tutte diapositive, perché io avevo la Sì, Rolvi allora a quel sì, tempo e quindi facevo le diapositive, io ho circa 200 diapositive e quindi ce n'è tante sì. 6x6, sì. di quel periodo e sarebbe bello poterle stampare, ma un problema quello. Ad ogni modo andiamo in questa immobiliare. Siamo partiti con la macchina, era ancora il periodo che io avevo la 127. Avevi già la. Non puoi avere. Papà. E come non puoi, posso. No, non puoi perché la 127 l'hai comprata che io facevo le scuole elementari. Quindi questo qui è un periodo antecedente. Ma non tanto Ma sì, antecedente, papi, non tanto antecedente. Sei andato a antecedente. comprare la 127 portando anche me in concessionaria, là, prima del cavalcavia di Corso Bramante. Sì. Quindi io me lo ricordo bene. Quindi se me lo ricordo bene avevo già cognizione di. La 127, sì, io l'ho presa dopo aver avuto l'incidente, dopo il 70. Nel E quindi 1971 ho avuto. non confondere, cioè avevi l'850, non so che macchina avevi, non avevi la 500 probabilmente, ma avevi un 850. Tra l'altro poi sono momenti che noi non ci ricordiamo perché se quelle foto che dici sono quelle, io avrò avuto 2, 3, 4 anni, insomma io sono nato nel 66, che No, 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 la anni prima volta che siamo andati, erano? i primi anni tuoi andavamo in montagna a Uzio d'estate, quindi siamo stati da Marcelin, Bene, va poi bene, sì. abbiamo affittato anche un alloggio, Ma eccetera. qui a Borghetto voi Al mare, avevate 2 bambini? sì, al mare voi avevate già 6-7 anni all'inizio, Ma perché l'ultimo anno che siamo stati a Borghetto, tu forse non c'eri neanche più, non mi ricordo. Muri aveva 14 anni ed era Ma già, no, Muri quando aveva 14 anni, io ero una vita che vivevo da solo. appunto, quindi quello è l'ultimo anno che siamo stati a Borghetto. Però prima voi avevate 7-8 anni, perché io ricordo che al pomeriggio vi prendevo, andavamo, c'era un boschetto dietro all'alloggio dove affittavamo, Vabbè, allora può e essere che avevi il 127, sì. andavamo a giocare Ah, con le racchette, con quelle con palline che dietro hanno quella specie di. il volano lì, Una specie di reticella. sì. Ed era fantastico perché ogni tanto finiva in cima a un albero E perdevamo la pallina e io dovevo puntualmente, sì. arrampicarmi, se riuscivo mi arrampicavo. Ad ogni modo, allora il primo ricordo che ho è di questo alloggio. Tra l'altro abbiamo avuto questa fortuna anche che per 3-4 anni riuscivamo ad affittare sempre lo stesso alloggio ed era bello perché
a un certo punto ti abitui. Era un alloggetto, c'aveva una camera, un soggiorno che faceva da entrata, che aveva una parte del soggiorno, aveva il cucinino, la cucina. E poi c'era una camera da letto matrimoniale, una camera da letto per i bambini più piccola, e poi la doccia, il bagno, la doccia. E quindi c'era praticamente tutto, no? E questo. Cucinavate in casa, quindi facevate la Sì, spesa. quando. Allora, l'alloggio era ubicato in questo modo. Era proprio nel cuore, diciamo, del paese, quindi nel centro. E quando scendevi giù, se attraversavi la strada, attraversavi la via Aurelia, ti trovavi subito sulla spiaggia, 50 metri c'era la spiaggia libera. Noi, da subito Ma abbiamo. forse qualcosa mi è rimasto perché io è tanto tempo che non faccio più questi sogni, ma raramente nella mia vita ho sognato posti strani dove attraversavo la strada e c'era il mare. Eh sì, lì c'era il mare subito. Nel senso che c'erano anche delle specie di gallerie Ah, più che avanti, portavano. sì, un po' più avanti, verso il paese dopo che era Cereale, verso Cereale c'erano delle grotte, no? Sì, io ricordo delle specie, non E so se erano gallerie c'erano ricavate sotto il gli dove si scogli. cammina, cioè c'era galleria e poi c'era una specie di canale che va verso il mare. Comunque ho dei ricordi strani, astratti, si vede che Sì, ed in modo lì era sono bello, anche periodi. perché allora la spiaggia era spiaggia libera, quindi non. Sì. Però c'era una signora che teneva una specie di ristoro, no? Se volevi dei panini, se volevi qualcosa, bastava chiedere a lei ti faceva i panini. E quindi non dovevi pagare la spiaggia. Se volevi, lei ti affittava l'sdraio e noi affittavamo sempre due sdraio, lei non affittava giornalmente, le affittava per 15 giorni, quindi non costavano molto. Noi affittavamo queste due sdraio e ce n'era da vendere per noi quattro, perché lì forse Muri non c'era ancora. No, No, guarda, io con no, Muriel proprio forse. non ci sono mai venuto, perché io ho iniziato a lavorare nell'88, quindi Muriel aveva 8 anni circa, e nel momento che ho iniziato a lavorare sono andato a vivere da solo, io non vi ho mai più visto, cioè vi vedevo sporadicamente, ma non ho più seguito né la crescita di Muriel né le vicende Sì, no, familiari. Muriel più o meno a 78 anni è venuta al mare, Quindi poi. andavate per conto vostro, insomma. Allora lì c'era questo condominio, era un condominio di 4-5 piani e noi avevamo trovato l'alloggio al terzo piano. Il terzo piano è sempre stato il nostro piano ideale. Quindi al terzo piano la primissima cosa che già mi faceva andare in visibilio, che cos'era? Arrivavamo, io parcheggiavo la macchina nel cortile, c'era un bel cortile bello grande, attaccato al cortile c'erano i campi da tennis, che se volevi potevi affittarli e giocare a tennis, ma io non ero un grande tennista. Quindi io parcheggiavo la macchina, andavamo su con le valigie. Una volta entrati, mamma si preoccupava lei di sfare le valigie, di mettere la roba in modo che sia facilmente utilizzabile, eccetera. Voi cominciavate a guardare un po' in giro com'era la situazione, e io controllavo la cucina, perché poi solitamente al mattino ero sempre io che preparavo da mangiare, perché mamma poi doveva farvi la doccia, doveva fare tutte queste cose. E a me piaceva enormemente, perché arrivavo a casa, avrei mangiato anche i muri,
E quindi il fatto di fare preparare il sugo per la pasta, eccetera, già mi faceva allegria. E quindi, come ho detto, dall'altra parte c'era la spiaggia, poi invece, una volta sceso a sinistra, c'era la chiesa. C'era una chiesa dove il parroco e il viceparroco erano due fratelli gemelli, ma fatti con lo stesso stampo. Era impossibile, quando ne trovavi uno, era impossibile capire se era il parroco o il viceparroco, perché erano proprio identici. Io ho mai visto due gemelli veramente alti uguali, pesanti uguali, perfettamente perfetti, fatti con lo stampo proprio. Ed era molto bello, quindi la domenica andavamo a messa lì ed era anche piacevole. Di lì, invece, se scendevi e andavi dalla parte opposta, dove c'erano poi i campi da tennis, eccetera, andavi in una strada laterale dove tutte le mattine, sempre, al mattino c'era C'era il il mercato mercatino dei dei contadini. contadini. Mamma mia, si comprava, mangiava. Difatti, quel mese che noi eravamo lì, difatti io ingrassavo sempre. Perché in quel mese io mangiavo da Dio, mangiavo, perché poi Ma i contadini avevano anche il pesce? no, 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 se no. volevi il pesce andavi in paese e c'erano le Le pescherie. pescherie. Però non è che trovavi, ogni tanto un po' di pesce lo trovavi, ma non era come uno sperava. Io speravo tanto di mangiare del pesce buono e invece più delle volte, a parte che era molto caro, perché lì ti vendevano il pesce già cotto e difficilmente trovavi il pesce crudo. Se volevi il pesce crudo dovevi al mattino alle 6:30, alle 6, molto presto, andare in spiaggia, arrivavano le lampare che portavano il pesce, lì trovavi più che altro il pesce azzurro, cioè trovavi. E quindi di là c'era. E poi, allora, noi solitamente andavamo al mare al mattino, più verso il presto, perché alle 11, 11 e mezza venivamo via per andare a casa a fare le docce, tutte queste cose, e io intanto preparavo il pranzo. E poi al pomeriggio si faceva un po' di pisolino, voi lo facevate, e poi al pomeriggio uscivamo e andavamo nell'entroterra dove c'erano i famosi orti della Liguria, che sono un capolavoro. Prima di tutto la gente è simpaticissima, gente veramente, ci siamo fatti tantissimi amici, perché poi da un anno all'altro trovavamo sempre le stesse persone, no? Ed era bello perché arrivati lì, per voi era un divertimento perché c'era tutti questi filari dei pomodori, delle varie cose. E poi loro ci portavano dove avevano le piante da frutta. Guardate, queste prugne qui sono buonissime. E noi staccavamo il frutto dalla pianta, mettevamo nella borsa ed era veramente bello. Sono stati momenti veramente belli. La prima cosa che mi faceva rilassare in un modo fantastico era subito togliermi le scarpe, le calze e mettermi l'infradito. Con l'infradito io già capivo che mi sentivo al mare, mi sentivo libero libero di essere felice, perché poi la felicità è poi quella, non c'è mica bisogno di cercare delle cose tanto complicate. La felicità è quella, quelle piccole cose. Quindi la nostra giornata era così, poi c'era la cena, e poi dopo la cena voi di nuovo mamma vi vestiva bene, eccetera, e
e andavamo a fare una passeggiata nel lungomare. Il lungomare era molto bello, pieno con tutte le palme, eccetera, era veramente bello. E ci compravamo i famosi gelati alla frutta, che erano veramente fantastici, erano bravissimi a fare i gelati. Guarda, chiudo che sono sui 20 minuti, così Sì, sarà per me più semplice un altro di 20 minuti. pubblicare.